Guido. Sì. Posto, posto. Sì, grazie. Allora, in questo incontro, che divideremo in due parti, ci soffermiamo a riflettere sui sacramenti del servizio della comunità. Il primo è l'ordine sacro e il secondo, l'altro sacramento, è il matrimonio. L'ordine, e abbiamo lo schema che seguiremo, l'unico sacerdozio di Cristo e sacerdozio ministeriale, i tre gradi del sacramento e l'episcopato, il presbiterato e il diaconato e gli effetti del sacramento. Come due riferimenti, oltre ovviamente alla scrittura, abbiamo questo libro che è il rituale romano, l'ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi. E qui c'è tutta la liturgia di ordinazione sia del vescovo che dei presbiteri che dei diaconi. E poi io vi suggerirei la libreria editrice Vaticana, questo bellissimo testo di Papa Francesco, o meglio, è la raccolta di tutte le omelie alla messa crismale del giovedì santo mattina pronunciate da Papa Francesco da quando è iniziato il ministero come successore di Pietro. Ce ne sono altre molto belle di Giovanni Paolo II, ma io vi suggerirei, poi vi darò le date così che potete andare a riprenderle sul sito del Vaticano, della Santa Sede, le omelie di Papa Benedetto XVI, che a livello liturgico è sempre molto attento e anche molto profondo. Allora, l'ordine è il sacramento mediante il quale Cristo continua a esercitare nella Chiesa la missione affidata agli Apostoli. Fin dall'inizio del suo ministero, Cristo scelse tra gli uomini alcuni uomini, attenzione bene, non per fare tante cose o per mandarli a evangelizzare, quello dopo. Perché Cristo ha scelto uomini? Perché, dice l'Evangelista Marco, che stessero con lui. Marco 3, 13-19. Quindi, il motivo della chiamata al ministero è per stare con il Signore Gesù. E questo noi non ce lo dobbiamo mai scordare, noi presbiteri, ma anche chi entra in un discernimento sulla vocazione, perché stessero con lui e poi per fargli partecipi della sua missione. Giovanni 20, 21. Allora, perché è chiamato? Questo sacramento è chiamato ordine, meglio ordine sacro, perché già nell'antichità romana erano chiamate ordines le varie corporazioni civili, prende da lì il nome. L'ordinazione, qui faccio riferimento al Lumen Gentium numero 10, è stata concepita come una consacrazione che viene da Cristo stesso, quindi non dal basso, tramite la sua Chiesa, in forza del dono dello Spirito Santo che permette, meglio usare abilita, a esercitare una sacra potestà. Allora, il segno visibile e sacramentale di questa dell'ordinazione è costituito dal gesto antichissimo dell'imposizione delle mani, che viene fatta da parte del vescovo insieme ad una preghiera di ordinazione, a una preghiera consacratoria, che comprende una invocazione dello Spirito Santo, una epicresi. Lo Spirito Santo, abbiamo visto, ormai è di casa in tutti i gesti sacramentali, con cui si chiede al Padre il dono dello Spirito e alcuni doni appropriati al ministero per il quale il candidato è ordinato. E poi vi citerò i tre nuclei delle tre preghiere di ordinazione, quella del vescovo, quella del presbitero, quella del diacono, in modo tale che ci accorgiamo
quali doni dello Spirito Santo sono invocati per il ministero specifico. L'unico sacerdozio di Cristo è il sacerdozio ministeriale. Stiamo a questo secondo punto. In mezzo al popolo sacerdotale, che come abbiamo visto nel battesimo è un popolo di re, di sacerdoti e di profeti, è una nazione santa, Dio scelse una tribù, la tribù di Levi, lo ritroveremo nella preghiera dell'ordinazione dei diaconi, perché fosse totalmente, attenzione bene, totalmente destinata al servizio liturgico della dimora, del Tempio. Libro dei Numeri 1,48, dal versetto 48 al versetto 53. Poi vi potete andare a recuperare questi fondamenti biblici. Il sacerdozio levitico della tribù di Levi aveva la funzione di annunciare la parola del Signore, Malachia 2,7-9, e di ristabilire, attenzione bene, ristabilire la comunione con Dio mediante i sacrifici e la preghiera. Quindi erano due connotazioni fondamentali: la parola e la comunione con Dio mediante dei sacrifici. Ebrei 5:1. Allora, la Chiesa, nella intelligenza della fede, cioè nel scendere in profondità guidata dallo Spirito Santo in questo mistero, ha visto nel sacerdozio levitico una prefigurazione del ministero ordinato della nuova alleanza. Si dice figura di. Anche nel sacerdozio di Melchisedec, Genesi 14:18, sacerdote, dice il testo scritturistico, sacerdote del Dio Altissimo, la tradizione cristiana ha visto una prefigurazione del sacerdozio di Cristo. La lettera agli Ebrei 5:10, la lettera agli Ebrei capitolo 6 versetto 20. Il compimento di tutto, ci sono queste prefigurazioni nell'Antico Testamento, il compimento di tutto sta in Gesù Cristo, colui che il Padre ha costituito, e qui uso l'espressione della prima lettera a Timoteo 2,5, unico mediatore tra Dio e gli uomini. L'unico mediatore è Cristo. Solo Cristo è il vero sacerdote. Gli altri sono suoi ministri e Cristo è la fonte di ogni sacerdozio. Così si esprimeva Tommaso d'Aquino. In mezzo al sacerdozio battesimale di tutti i fedeli e al suo servizio, quindi Dio sceglie non dalla luna, sceglie in mezzo a un popolo sacerdotale, che è costituito tale del battesimo. Allora, in mezzo al sacerdozio battesimale di tutti i fedeli, ce l'abbiamo tutti il sacerdozio battesimale, chi ha ricevuto il battesimo, ovvio, e al suo servizio viene esercitato quello che è chiamato il sacerdozio ministeriale, cioè ordinato. Ciascuno, dice Lumen Gentium numero 10, secondo il proprio modo, quindi senza confusione, che i preti fanno i laici e i laici fanno i preti, è una confusione questa, no? Ciascuno secondo il proprio modo partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo e il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ministeriale differiscono tra loro essenzialmente, cioè come essenza, e lo vedremo andando avanti. Il Vaticano II ha da un lato il rapporto e dall'altro la distinzione tra sacerdozio comune, quello battesimale,
e il sacerdozio ministeriale. Il rapporto sta nel fatto che sono ordinati l'uno all'altro. L'uno è ordinato all'altro. L'uno, cioè quello ministeriale, fornisce il popolo sacerdotale e compie il sacrificio, l'espressione è nella persona di Cristo, in persona Christi Capitis. Quindi il presbitero non è l'altoparlante, quando agisce nel sacramento agisce nella persona di Cristo, e questo in virtù della grazia dell'ordinazione. Ci vuole una vita, e forse non basta manco per capire, per comprendere in profondità questa grandezza, è esercitato nel ricevere l'Eucaristia e i sacramenti, con la preghiera e l'ingraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con la negazione e la carità operosa. Questo è il sacerdozio comune dei fedeli, che è una via di santità. Mi ricordo un'omelia di Papa Benedetto XVI in una celebrazione dei battesimi, nella festa del battesimo del Signore, diceva: tu, quando chiedono il battesimo, è come se chiedessero: aiutami a percorrere un cammino di santità. Vuoi diventare santo? Sì, col battesimo. Vivendo bene gli impegni battesimali, non occorre farne tante. Vivessimo coscientemente, consapevolmente, pienamente la vocazione battesimale, già noi edifichiamo la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, il corpo di Cristo. La distinzione tra sacerdozio battesimale o sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale, dicevo prima, è essenziale. Sta nella natura costituita dalla base sacramentale. Il sacerdozio comune, quello dei fedeli, ha per fondamento il battesimo. Il sacramento dell'ordine conferisce al fedele una potestà sacra che gli permette di esercitare, attenzione bene, le stesse funzioni di Cristo, capo, e di agire nella persona di Cristo, capo. Lumen Gentium 10, è fondamentale questo testo del Vaticano II, Lumen Gentium 28, e anche la Costituzione Sacrosantum Concilium 33. Cristo agisce e si fa presente nella persona del sacerdote, tanto che quando, è citato in un Sacrosantum Concilium numero 7, quando uno battezza, è Cristo stesso che battezza. Cristo ha bisogno degli uomini per compiere la sua opera di salvezza, e con essi continua, mediante lo Spirito sempre presente nella Chiesa, la sua azione illuminatrice e santificatrice. I ministri sono in modo particolare configurati a Cristo, i ministri ordinati, dal segno del carattere. Il carattere è un segno indelebile, indelebilmente impresso nelle loro persone, e quindi sono impegnati a realizzare, siamo impegnati a realizzare, una unione sempre più intima con il Signore Gesù, di cui noi siamo strumenti nella grande opera di salvezza. Ed inoltre, questo ministero che Cristo affida ai suoi pastori è un vero servizio. Lumen Gentium 24. Un vero servizio non per farsi gli affari propri,
totalmente riferito a Cristo e alla Chiesa. Questo bisogna averlo sempre davanti agli occhi per poter vivere e agire così, in questa configurazione profonda con Cristo pastore e a servizio del suo, della sua sposa che è la Chiesa. Allora, i tre gradi del sacramento, siamo al terzo punto. Il ministero di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini. Questi ordini, ordines, sono chiamati vescovi, presbiteri e diaconi. Lumen Gentium numero 28. I vescovi che hanno la pienezza del sacerdozio, i presbiteri e poi i diaconi. Pur essendo tutti e tre conferiti mediante l'atto sacramentale dell'imposizione delle mani e della preghiera di consacrazione, solo due di questi ordini sono partecipazione al sacerdozio di Cristo, ed esattamente l'episcopato e il presbiterato. Ai diaconi invece vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio. Senza confusione, Lumen Gentium 29, lì trovate ciò che io sto un po' dicendo con parole semplici al fine di rendere più comprensibile la profondità del testo. L'episcopato. La pienezza dell'effusione dello Spirito di cui erano stati riempiti gli apostoli, e il riferimento è Atti 1:8, Atti 2:4, ora è trasmesso ai loro successori. I vescovi sono i successori degli apostoli, mediante l'imposizione delle mani. Il fondamento scritturistico è prima Timoteo 4:14, oppure seconda Timoteo 1:6.7, nel rito di ordinazione. Trovate tutto questo accennato in Lumen Gentium 21. L'ordinazione conferisce, attenzione bene, sempre Lumen Gentium, 21, conferisce, cioè dona, la pienezza del sacramento dell'ordine, parliamo dell'episcopato, il sommo sacerdozio, che è la realtà totale del sacro ministero. Viene conferita pure la grazia dello Spirito Santo, è impresso il carattere sacro, in maniera tale che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo, maestro, pastore e pontefice, e agiscono nella persona di Cristo in un triplice servizio. Qual è questo triplice servizio del vescovo? Santificare, insegnare e governare. Ci devono essere tutti e tre: la santificazione mediante le azioni liturgiche, l'insegnamento, quindi la predicazione della parola, e il governo della Chiesa. Santificare, insegnare e governare. C'è anche un aspetto profondo: la natura collegiale, il collegio dei vescovi, è una natura sacramentale. Sacramentalmente questo aspetto è manifestato dal fatto che l'ordinazione dei vescovi, l'ordinazione episcopale, è presieduta da almeno tre vescovi, uno consacrante e due si chiamano conconsacranti, i quali non possono agire così, agiscono con uno speciale mandato del vescovo di Roma.
quindi con uno speciale mandato del Papa, con una lettera che viene letta all'assemblea, una lettera che, di elezione data dal Papa. Il riferimento a questo che vi dico, lo codice di diritto canonico in due canoni, il canone 1013 e 1014. Perché ogni vescovo non è ordinato solo per la sua chiesa particolare, di cui è davvero pastore, ma ogni vescovo deve farsi carico della sollecitudine apostolica di tutta la Chiesa. Lumen Gentium 23. Allora, io vi faccio sentire le domande del rito di ordinazione del vescovo. Sono le domande, si chiamano gli impegni dell'eletto, colui che è stato eletto, chiamato per nome, a colui che viene chiamato per nome, dopo aver invocato lo Spirito Santo, quindi c'è l'invocazione con il canto, con l'inno Veni Creator, vengono rivolte queste domande. E qui c'è tutto il compito ecclesiale del vescovo. Dice così: sono 8, non sono 9, mi sembra. Sì, sono 9, 9 domande. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te, attenzione bene, mediante l'imposizione delle mani, con la grazia dello Spirito Santo? E l'eletto risponde: sì, lo voglio. Vuoi predicare, compito di insegnare, con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Vuoi custodire puro e integro il deposito della tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? A tutte le domande l'eletto risponde: sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo, ecco la santificazione, i tre servizi. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, ecco la natura collegiale dell'ordine episcopale, insieme con tutto l'ordine dei vescovi, sotto l'autorità del successore del beato apostolo Pietro, cioè del Papa, del vescovo di Roma? Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato apostolo Pietro? Non è un optional. Vuoi prestare fedele obbedienza al Papa, al suo magistero? Vuoi prenderti cura con amore di padre? Dentro una chiesa particolare, il vescovo è padre del popolo santo di Dio, con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero. Non esiste un vescovo senza un presbiterio, come non esiste un presbiterio senza vescovo. Ok? Guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre, attenzione bene, accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite, quindi non curare solo la pecorella, direbbe Papa Francesco, che è lì nell'ovile, pettinarla bene, fargli i bigodini, dice l'omelia Papa Francesco. E le 99 stanno fuori, dice, qualcuno ci penserà. Vuoi cercare delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Vuoi pregare, ecco questo è importante, il compito di santificazione, senza mai stancarti, Dio onnipotente, per il suo popolo santo, la preghiera di intercessione, ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? E l'eletto all'ultima domanda risponde: sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Ecco, io vorrei solo leggervi il cuore della preghiera di ordinazione del vescovo.
cioè si invoca lo Spirito Santo e in questa preghiera di ordinazione, che nella liturgia di ordinazione del Vescovo tutti i Vescovi presenti con le mani giunte e con la voce bassa pregano, proprio per fare, per manifestare la natura collegiale. Dice così il testo liturgico: e fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Come ti ha poi chiamato adesso, governare e guidare. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della Chiesa, della terra, hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. Poi ancora dice: egli, il Vescovo, ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua Santa Chiesa. C'è anche l'autorità di sciogliere i vincoli con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio, abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato, disponga i ministeri della Chiesa. Ecco perché i ministeri vengono conferiti nella Chiesa Cattedrale, che è la Chiesa Madre della Divina Vescovo, perché disponga i ministeri della Chiesa. Il ministero non è come al supermercato: tu vai, vedi una cosa che al buon mercato che ti piace, la chiappi e te la metti nel carrello e vai. Il ministero è sempre un dono che arriva attraverso la Chiesa, ma un dono che è di Dio ed è a servizio della Chiesa, e ti arriva attraverso il ministero del Vescovo. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli per la mansuetudine, questo non lo dobbiamo chiedere per i Vescovi, per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva a te per la vita. E passiamo al presbiterato. I vescovi trasmettono la funzione ministeriale in grado subordinato ai presbiteri. Lumen Gentium numero 28, i quali sono i primi collaboratori, cooperatori meglio, dell'ordine episcopale, cioè dei vescovi. Sono consacrati i presbiteri per predicare il Vangelo, per essere pastori dei fedeli e celebrare sempre il culto divino. Agiscono nella persona di Cristo, offrono il sacrificio eucaristico, esercitano il ministero della riconciliazione e del conforto per i fedeli penitenti e ammalati. Predicano, insegnano, io uso le parole del rituale, quando dopo che abbiamo ricevuto l'ordinazione sacerdotale c'è l'unzione crismale e c'è la consegna del pane e del vino ai presbiteri. Il testo liturgico dice così: credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano. Ve lo dico con le parole del testo liturgico. Ricevi le offerte del popolo santo, il pane e il vino, per il sacrificio eucaristico, mentre noi le riceviamo dalle mani del Vescovo. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Queste sono le parole che sono risuonate anche nella nostra ordinazione. E nella preghiera di ordinazione che io vorrei leggere,
parte centrale dell'ordinazione dei presbiteri, ecco, è solo il vescovo che pronuncia la preghiera di ordinazione. Gli altri presbiteri concelebranti o presenti impongono le mani, stanno accanto al vescovo, ma non dicono nulla. E sentite il dono dello Spirito Santo che viene invocato, e vengono invocati e vengono chiesti anche i doni particolari per questo ministero. Dona Padre Onnipotente, dice il vescovo, a questo tuo figlio la dignità del presbiterato, rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità, adempia fedelmente il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il suo esempio guidi tutti a un'integra condotta di vita. E poi continua, ve la vorrei far sentire, sia degno cooperatore dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la sua predicazione dello Spirito Santo, che accompagna sempre, previene e accompagna, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Sia insieme con noi il vescovo che si rivolge a Dio, sia l'ordinato insieme con noi fedele dispensatore dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione, la penitenza, e nutrito alla mensa del tuo altare, l'Eucaristia. Siano riconciliati i peccatori e i malati, l'unzione degli infermi, ricevano sollievo. Sia, sentite che bello questo, sia unito a noi, l'unione è sacramentale con il vescovo, nell'implorare la tua per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunite in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Dopo segue la vestizione degli abiti sacerdotali e c'è l'unzione crismale, che è un gesto di forte pregnanza, perché vengono unte le palme delle mani del presbitero, perché ormai è presbitero con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, vengono unte le palme delle mani con il sacro crisma per il sacrificio eucaristico, perché queste mani possono offrire il sacrificio eucaristico, possono donare il perdono dei peccati, possono ungere i malati, possono battezzare. Sentite le parole che accompagnano il gesto dell'unzione crismale. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca, mentre il vescovo unge le mani, per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Quindi tutto ciò che queste mani compiono, lo compiono per la santificazione del popolo santo di Dio. Non dobbiamo mai dimenticarcelo, soprattutto noi che abbiamo ricevuto questa unzione. Il diaconato. Lumen Gentium 29. Ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio. Servono il popolo santo di Dio in comunione col vescovo e con i presbiteri. Questa stretta dipendenza dal vescovo è significativa dal fatto che nella loro ordinazione i diaconi ricevono l'imposizione delle mani dal solo vescovo, a differenza dei presbiteri, che prima l'abbiamo ricevuta dal vescovo e poi dai presbiteri concelebranti. L'ufficio del diacono è: il diacono può amministrare il battesimo, può conservare e distribuire l'Eucaristia, può assistere e benedire il matrimonio a nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi,
leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo santo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito delle esequie e alla sepoltura, ma soprattutto, Lumen Gentium 29, il diacono ha il servizio alla carità e all'assistenza. Ecco, io vorrei leggervi, l'ho trovata, mi sembra molto pertinente, è un straccio di una catechesi di pochi mercoledì fa di Papa Francesco. Parlava parlava dei diaconi istituiti per il servizio delle mense. Si tratta dei diaconi, dice il Papa, che sono creati per questo, per il servizio. Attenzione bene, perché è acuto questo passaggio. Il diacono nella Chiesa non è un sacerdote in seconda, sacerdote mancato, è un'altra cosa. Non è per l'altare, ma per il servizio. Io non dimentico mai, ho avuto la gioia di lavorare nelle prime sette ordinazioni qui in diocesi con padre Oscar, i primi sette diaconi di ordinazione. Padre Oscar rammentava fortemente ai diaconi che il diacono è l'uomo della soglia, cioè sta non all'altare e non in giro, ma è un ponte tra l'altare e la gente, è l'uomo della soglia. È bellissimo, eh? Papa continua, quando, qui ci mette del suo ma ci azzecca bene, quando a un diacono, e ce ne stanno purtroppo, piace troppo di andare all'altare, sbaglia. Questa non è la sua strada. Sembra un macino, eh? Questa armonia tra servizio alla parola e servizio alla carità rappresenta il lievito che fa crescere il corpo ecclesiale. E gli apostoli creano sette diaconi, e tra i sette diaconi si distinguono in modo particolare Stefano e Filippo. Stefano evangelizza con forza, con parresia, ma la sua parola incontra le resistenze più ordinate. Non trovando altro modo per farlo desistere, cosa fanno i suoi avversari? Scelgono la soluzione più meschina per annientare un essere umano, la calunnia o la falsa testimonianza. È anche roba dei nostri giorni questa, eh? E il Papa, e così concludo, perché così cito testualmente, questo cancro diabolico della calunnia o dello sparlare, che nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente quando, per meschino interesse o per coprire le proprie inadempienze, ci si coalizza per infangare qualcuno. Ecco, il Vaticano II ha ristabilito nella Chiesa anche il diaconato, nella Chiesa Latina, il diaconato permanente, che può essere conferito anche a uomini sposati. E ovviamente nel rito e prima del rito, nel tempo del discernimento, occorre anche l'assenso per chi è sposato della moglie. Ultimo passaggio, gli effetti del sacramento. L'ordine sacro dona un carattere indelebile, esattamente come il battesimo e la confermazione, l'abbiamo visto. Diventa chi riceve questo effetto sacramentale sacerdote in eterno. E nella preghiera di ordinazione che abbiamo visto, ecco, vorrei leggervi quella del diacono, la parte centrale, che
è pregnante. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Attenzione bene, sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, poveri e deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo figlio che non venne per essere servito, ma per servire. E anche noi presbiteri ci dobbiamo, non dobbiamo mai dimenticare che siamo presbiteri, ma siamo sempre diaconi, perché l'ordine del diaconato ha impresso il carattere indelebile del servizio. Quindi, per il vescovo si chiede la potenza dello Spirito che regge e guida per poter pascere il santo gregge e compiere in modo irreprensibile, l'avete sentito questo avverbio, irreprensibilmente la missione del sommo sacerdozio: rimettere i peccati, disporre i ministeri nella Chiesa, sciogliere ogni vincolo. Per il presbitero si invoca lo spirito di santità per guidare tutti a un'integra condotta di vita, per far giungere il Vangelo ai confini della terra, perché tutte le nazioni riunite in Cristo formino l'unico popolo santo di Dio. E questo noi lo dobbiamo avere nel cuore, questa ansia tutta positiva, per l'annuncio del Vangelo. Per il diacono, l'effusione dello Spirito che lo fortifichi con i 7 doni della grazia. E sono quei doni della sincerità nella carità, l'essere premuroso verso i poveri, l'umiltà nel servizio, la purezza di cuore, la vigilanza e la fedeltà. Mediante i ministri ordinati, attenzione bene, e concludiamo, il Signore Gesù rimane sacramentalmente presente nella sua Chiesa. Nei suoi ministri, attenzione bene, nei suoi ministri è Cristo stesso che cammina a capo del suo gregge. Non c'è Chiesa senza Eucaristia, ma non ci sarebbe neppure la Chiesa senza il sacramento dell'ordine che ci dona i sacerdoti. E qui concludiamo con l'ordine sacro. Io vi suggerisco ancora questa bellissima raccolta di omerie nelle messe crismali, e poi magari vi lascio le date delle omerie alla messa crismale di Papa Benedetto XVI, che sono davvero le omelie che non paragonabili a un padre della Chiesa, per la profondità che ha questo nostro Papa emerito. Entriamo nell'altro sacramento del servizio della comunità. È un sacramento, il matrimonio. Io nella seconda facciata del foglio vi ho suggerito alcuni testi che vi consiglio vivamente di prendere e di meditare. Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II è fondamentale. C'è anche un testo della CEI, è datato 1975, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio. Ma io vi suggerirei fortemente questo direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia. Io questo lo conservo gelosamente perché mi è stato regalato dal vescovo Oscar, che è uscito, è del 1993, 25 luglio,
e anche se è un po' datato, è una miniera molto ricca per il matrimonio sacramento, per i fidanzati, per la pastorale, il familiare. Quindi che succede? Si trova tranquillamente. Sì, sì, anche in internet, sì. Il disegno di Dio creatore. Dio stesso è l'autore del matrimonio, il quale non è un'istituzione puramente umana. Il riferimento è Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, 48. Fin dal principio, partiamo quindi con il testo di Matteo 19,6, l'amore dell'uomo e della donna è benedetto da Dio come una realtà. Genesi 1,31 si esprime così: una realtà molto buona, destinata a crescere, a moltiplicarsi e a dominare la terra. È una missione. Dio, dopo averli creato a sua immagine e somiglianza, li associa a sé come procreatori. Questo vincolo è minacciato però dallo spirito di dominio, della gelosia, dalla gelosia, dalla infedeltà, dalla divisione. Per cui il peccato, abbiamo visto all'inizio, introduce un disordine nella capacità di amare e nel modo di esprimere l'amore. Potremmo chiamarlo, un'espressione così, tanto per capirci, un po' il tallone di Achille. L'amore che è messo un po' alla prova. Ma noi vogliamo soffermarci sul matrimonio sacramento come grande mistero, è l'espressione corina. Gesù si presenta come lo sposo, Luca 5,34, Giovanni 3,29, e la Chiesa è la sposa amata e purificata, Apocalisse 22,7, Efesini 5,26. Il sangue dell'agnello diviene il testamento d'amore con cui lo sposo, Cristo, si unisce alla sposa, la Chiesa. Non si comprende la natura profonda del matrimonio sacramento se non si comprende l'amore di Cristo sposo per la Chiesa sposa. I padri hanno visto che dal costato aperto di Cristo nasce la Chiesa, la sposa del nuovo Adamo, la sposa che il sangue dello sposo ha purificato per sempre. Apocalisse 5,9. Paolo, in Efesini 5,22-23, chiama mistero grande il matrimonio cristiano, che diventa segno, sacramento dell'alleanza di Cristo con la Chiesa. Il patto matrimoniale tra due battezzati viene elevato da Cristo Signore, cioè nel rito, alla dignità di sacramento. Si celebra il matrimonio sacramento. Lo Spirito, effuso dal Signore, dona loro un cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi. La carità coniugale è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Questo pensiero profondo lo ritroviamo in Familiare Sconsorzio al numero 13, l'intuizione profonda di San Giovanni Paolo II, non a caso chiamato il Papa della famiglia. I riti nuziali. E facciamo brevemente solo un po' di storia. Nel bacino del Mediterraneo gli usi civili matrimoniali comprendevano due momenti. Un rito di fidanzamento che era basato sullo scambio delle promesse. Spondeo significa prometto,
Sponsare deriva da spondere. Sponsu deriva da spoglio. Prometto era di cui la parola sposi e deriva, e dal dono dell'anello alla ragazza. Quindi c'era un rito di fidanzamento, cosa che noi ritroviamo anche nella pastorale dei fidanzati. Nel libro liturgico, il benedizionale, è contemplata questa possibilità di benedizione del fidanzamento, che sarebbe auspicabile proporre a due fidanzati. Io spesso lo propongo, certo non facendo nascere con un fungo, ma dopo aver iniziato un cammino insieme. È importante, perché è una marcia in più con la quale si può entrare nel tempo, i vescovi italiani lo chiamano tempo di grazia, il fidanzamento, qui c'è un titoletto, il fidanzamento lo chiamano tempo di grazia, è bellissimo questo, eh? Quando parlano il tempo del fidanzamento, eccolo qui, ci è voluto un po' a trovarlo, ma fidanzamento, tempo di grazia. Siamo al capitolo 3 del direttorio di pastorale familiare. Il secondo aspetto, il rito di fidanzamento, basato sullo scambio delle promesse, il secondo è un rito matrimoniale, che nel bacino del Mediterraneo avveniva in tre tempi. C'era l'imposizione del velo, che si può anche fare, velare, nubere, nubenti, deriva da lì, la parola nozze deriva da lì, lo scambio dei consensi e la lettura del contratto dei testimoni, che sono tutti elementi che ritroviamo, e poi il congiungimento della mano destra. Quindi il rito matrimoniale avveniva in tre tempi, con l'imposizione del velo, lo scambio dei consensi e la lettura del contratto e il congiungimento della mano destra, tutti elementi che ritroviamo nel susseguirsi del rito liturgico. Siamo nel 528, il Digesto di Giustiniano afferma che la parte costitutiva del rito nuziale era lo scambio dei consensi. Questo è importantissimo, 528. E si esprimeva così: le nozze sono fatte non dallo stare a letto, ma dal consenso. Siamo in cinquecento, non dallo stare a letto, ma dal consenso. Con il IV secolo ha inizio un nucleo essenziale liturgico, quindi di celebrazione liturgica. Di preferenza ci si sposava davanti al vescovo. Le mani si congiungono sui Vangeli ed è interdetta ogni forma di divorzio. Si imponeva il velo alla sposa, entrambi ricevevano una corona di fiori, cosa che si può anche fare, e si firmava l'atto di matrimonio. Più tardi l'imposizione del velo fu accompagnata da una preghiera di benedizione, che c'è tuttora nel nuovo rito del matrimonio. La benedizione chiede come dono speciale di Dio la fecondità, perché è uno dei tre aspetti pregnanti del matrimonio sacramento, quindi l'apertura alla vita. Verso il secolo X la Chiesa vuole proteggere la libertà di consenso della sposa e reprimere gli atti di ripudio, dando forma solenne allo scambio dei consensi che avveniva davanti alla porta della chiesa,
e non più nella casa della fidanzata, come avveniva prima. Gli sposi partecipavano poi alla liturgia eucaristica comunicandosi sotto le due specie. Ma facciamo un salto, arriviamo al Vaticano II. Il nuovo rituale è del 1969, la seconda edizione del 1990. Chi si sposa in chiesa partecipa nella fede della parola di Dio al mistero dell'unione di Cristo e della Chiesa e dà pubblica testimonianza a tutti. Io sottolineo sempre, non ci si sposa solo in chiesa, ci si sposa nella chiesa, che è ben diverso, l'apparenza è ben diversa. Ci si sposa nella chiesa, che è la famiglia dei figli di Dio. Tertulliano, sentite questa bellissima espressione, io vi invito ad annotarla. Il matrimonio è quello che, dice Tertulliano, la Chiesa unisce. L'offerta eucaristica conferma, la benedizione suggella, gli angeli annunciano e il Padre ratifica. Quale gioco quello di due fedeli uniti in una sola e unica speranza, in un'unica osservanza, in un'unica servitù. Sono tutte e due fratelli e tutti e due servono insieme, ma non vi è nessuna divisione quanto allo spirito e quanto alla carne, quindi sono una cosa sola. Anzi, sono veramente due, uomo e donna, in una sola carne. E dove la carne è unica, unico è lo spirito. Con la S maiuscola. Quarto, sposarsi nel Signore. L'amore di Cristo per la Chiesa diventa il modello della comunione tra gli sposi. Non c'è bisogno di andare a cercare corsi o esperienze, basta guardare Cristo che ama la Chiesa. Comunione di vita e di amore. E ci sono delle caratteristiche, sono tre: l'unità e l'indissolubilità, la fedeltà e la fecondità. E io vorrei soffermarmi, prima di passare agli effetti, su queste tre componenti fondamentali. L'unità e l'indissolubilità. Matteo 19,6, Genesi 2,24. Non sono più due, ma una carne sola. C'è uguale dignità personale sia dell'uomo che della donna. Gaudium et spes 49. L'uomo e la donna nel matrimonio si donano con un amore totale, attenzione bene, totale e perciò unico ed esclusivo. L'opposto dell'unità e dell'indissolubilità, usiamo questa espressione che non è granché simpatica, ma per capirci, è il divorzio. Secondo aspetto pregnante dello sposarsi nel Signore, la fedeltà. L'amore coniugale è un amore fedele ed esclusivo non finché dura, ma fino alla morte. E noi dobbiamo avere il coraggio di annunciare questo per sempre. Sempre. Non a tempo. Non a durata, ci pare. Occorre, ecco, questi requisiti vanno verificati nel cammino di discernimento, che non può essere solo il costo in preparazione alle nozze, che è pur meraviglioso fare, ma non basta.
occorre la libertà, la piena consapevolezza di ciò che si va a celebrare, la costanza nel mantenere la parola data. Io sottolineo la libertà. Siete venuti liberamente senza alcuna costrizione, una delle tre domande, prima del consenso. E anche la piena consapevolezza. Cioè, vai a celebrare il matrimonio sacramento consapevole, pienamente. L'opposto della fedeltà, è un'espressione un po' felice, l'opposto della fedeltà, sappiamo, è l'adulterio. Perché? Perché l'adulterio ferisce il vincolo matrimoniale. Non solo ferisce, ma anche compromette l'unione stabile dei genitori ed il bene dei figli. E non c'è bisogno di andare avanti perché gli effetti si vedono a occhi aperti. Terzo, profondità, quella che prima ho chiamato apertura alla vita. La piena donazione reciproca degli sposi e il loro amore coniugale tendono all'unità del vincolo coniugale voluto da Dio, e tale unità ha un significato, attenzione bene, unitivo e procreativo. È un atto di amore pienamente umano, perché in quell'atto di amore lo sposo e la sposa diventano cooperatori di Dio nel generale. Questa è la vocazione alta degli sposi. C'è tutt'altro che provare o giocare. C'è una consapevolezza e un essere chiamati a essere cooperatori nel generale la vita. È bellissimo questo, eh? È un atto di amore pienamente umano che gli sposi devono compiere con umana e cristiana responsabilità. C'è una paternità e maternità responsabili anche su questo aspetto della vocazione al matrimonio, perché il matrimonio è vocazione nella Chiesa. È vocazione, cioè chiamata specifica, ed è missione. La Chiesa affida questo compito. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del lavoro che avete celebrato. Così conclude con questa missione il rito del nuovo del matrimonio sacramento. C'è una paternità e maternità responsabile, cioè la coscienza di essere ministri del disegno di Dio. I ministri del sacramento siete voi, gli sposi, e di usufruire della sessualità in una o per una donazione totale, senza manipolazioni o alterazioni. E anche su questo noi dobbiamo evangelizzare la nostra coscienza. Ciò comporta che la scelta dei ritmi naturali della fecondità, l'accoglienza del numero stesso dei figli e comunque sempre l'apertura alla vita. Questo è fondamentale. Gli effetti. Il matrimonio cristiano corrobora e consacra gli sposi con uno speciale sacramento. Sono configurati a Cristo, sposo della Chiesa, e diventano, attenzione bene, i vescovi italiani chiamano così, è una espressione meravigliosa, una chiesa domestica. La famiglia è una chiesa domestica, una piccola chiesa tra le mura di casa. Lumen Gentium numero 11, ma soprattutto familiaris consortio al numero 21. Sono consacrati gli sposi e arricchiti di doni e ministeri particolari per compiere bene la loro missione. Nel nuovo rito c'è anche visibilmente l'imposizione delle mani durante la solenne preghiera di benedizione. Io dico sempre che il matrimonio e il sacramento non è una benedizione,
c'è sempre l'esempio, se tu porti a benedire una panda, la benedizione non te la trasformi in una Mercedes. Tu vai a casa con la benedizione, ma a casa la panda, tranquillamente. E il matrimonio, il sacramento invece, trasforma tutto, non è una benedizione. Quindi sono purificati e quindi capaci di superare la tentazione dell'egoismo e di aprirsi alle esigenze del regno. Sono dentro un progetto più grande, un progetto di Dio, su di loro, in loro e attraverso gli sposi. Sono rafforzati dalla straordinaria potenza dello Spirito Santificatore per vivere un amore fedele, fecondo e duraturo. Com'è l'amore del matrimonio? È un amore fedele. Fedele vuol dire che accoglie. Io accolgo te nella mia vita. Fecondo, cioè che genera, e duraturo, cioè che va avanti nel tempo, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Tutti i giorni. Ecco, io vorrei concludere parlando un po' della preparazione, della celebrazione e infine del rito nuziale. La preparazione. I sacramenti devono essere evangelizzati per non correre il rischio di ridurli a gesti magici o folcloristici. E il matrimonio a volte può essere scambiato o può essere prestato a questo rischio. Il matrimonio non arriva a caso, non dovrebbe arrivare a caso nella vita di due persone. Non si fa all'ultimo momento. Oltre che a curare lo sviluppo di una maturità umana, occorre formare anche una mentalità di fede. Non si fa da soli il matrimonio, ma bisognerebbe coinvolgere l'intera comunità ecclesiale, che non è quella degli invitati solo. Gli operatori che aiutano nella preparazione. Quindi sarebbe ottimale sposarsi in parrocchia, nella comunità cristiana, magari durante la messa elettorale, dove c'è tutta la comunità cristiana, non in una celebrazione riservata di pochi intimi, di ristretti, perché quello è tagliare le ali alla celebrazione sacramentale. Non si fa da soli, ma ripeto, bisognerebbe coinvolgere l'intera comunità ecclesiale e gli operatori. Si procede per gradi, a partire dall'ascolto della parola di Dio, che è importante che i fidanzati facciano insieme, già nel tempo del fidanzamento. È importante che gli sposi facciano nella vita matrimoniale. Il nuovo rito del matrimonio prevede la consegna del libro della scrittura alla nuova famiglia, perché sia fondamento stabile. Non si fa spesso, ma sarebbe bene farlo sempre nella celebrazione sacramentale. Si procede, come ho detto, per gradi: il sacramento della penitenza, la liturgia delle ore pregate insieme. Questo sarebbe bene, perché la famiglia è una luce posta in alto sulle cerniere. E per alimentare la lampada occorre la preghiera, non del marito da una parte e della moglie dall'altra, possibilmente insieme, anche per dare forza al vincolo, per vivere il vincolo coniugale. Alla benedizione specifica per i fidanzati, ve l'ho accennato prima, vi do il riferimento benedizionale 195-214, benedizionale è un libro liturgico, aperti alla carità e al servizio. Quindi io dico sempre: una famiglia accogliente, con le porte aperte, che non mette barriere o dogane. La celebrazione, così ci avviamo verso alla fine.
Normalmente avviene durante la messa, ma si può fare anche in una liturgia della parola, a motivo del legame di tutti i sacramenti al mistero pasquale di Cristo, cioè all'Eucaristia. Tuttavia, il numero 8 del rito del matrimonio, quei pre-80 di cui ho parlato più volte durante questi incontri, quando si dovesse constatare che i due fidanzati non sono pronti ad entrare veramente nell'Eucaristia e a fare convintamente la comunione, cito le parole, è consigliabile omettere la celebrazione dell'Eucaristia. È inutile che ci testardiamo. È consigliabile omettere, quindi si entra in dialogo con gli sposi, limitandosi alla sola celebrazione della parola. E attenzione bene, ci sono due connotazioni importanti per la celebrazione. Come dovrebbe essere una celebrazione delle nozze? Dovrebbe essere una celebrazione evangelizzante e soprattutto ecclesiale. Non è una ripetta privata, tra gli amici, tra i familiari, tra chi mi vuole bene, tra chi mi fa i regali e via discorrendo. È evangelizzante. Cioè, proclamazione della parola di Dio e professione di fede su ciò che la Chiesa crede. E qui entra in gioco il percorso di fede dei fidanzati, che non è da dare per scontato, mai. È l'accompagnamento che il presbitero, il parroco, le coppie che lo aiutano devono fare. Bravissimo. Prima e dopo, prima non solo nel corso per i fidanzati, ma prima, quando vengono oppure quando manifestano questo progetto, e dopo accompagnando la famiglia. È molto bello questo, perché tante famiglie chiedono di battezzare i figli nell'anniversario del matrimonio. Vengono a fare un momento di preghiera, di ringraziamento, magari insieme al presbitero che ha benedetto le nozze. È bellissimo questo. Questo è il legame e la relazione profonda all'interno della Chiesa. E deve essere ecclesiale, è un avvenimento che non riguarda solo gli sposi e i parenti, ma riguarda tutta la comunità cristiana che deve essere coinvolta. Il luogo normale non è l'albergo, non è lo chalet, non è la country house, ma è la parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti o andranno a vivere. Si eviti lo spettacolo, la celebrazione non è un teatro, non è uno spettacolo. Si eviti l'ostentazione, bisogna dirlo prima, non a fatti compiuti. Si eviti lo sfarzo, bisogna sensibilizzare prima, non a giochi fatti. Si eviti il lusso che contraddice situazioni di povertà sempre più diffuse. Anzi, si educhi gli sposi ad avere un occhio particolare di riguardo in un momento di festa anche a chi è nel bisogno e nella difficoltà. Perché anche chi ha bisogno della difficoltà possa gioire e possa prendere parte. Nella celebrazione gli sposi sono i ministri, come ho detto prima, della grazia di Cristo, sono i protagonisti di un avvenimento di salvezza. E andiamo verso la fine, il rito nuziale. Io ho 5 minuti, spero di starci dentro. C'è l'accoglienza degli sposi alla porta della chiesa. È un saluto semplice. È un saluto cordiale, assicura agli sposi della partecipazione dell'intera comunità alla loro gioia, posto che ci sia la comunità. Posto questo. E quindi ecco, bisogna sensibilizzare che come il battesimo venisse celebrato nel giorno del Signore, nella messa della comunità parrocchiale. E non in celebrazioni private o astruse. Sono due cose che potrebbero succedere e succedono. La liturgia della parola, il nuovo rito propone 8 letture, tante
tratte dall'Antico Testamento con il rispettivo salmo responsoriale, 10 letture tratte dall'Apostolo e 10 brani del Vangelo a cui segue l'omelia. E l'omelia sempre è centrata sulla parola di Dio, perché è quella parola che guiderà gli sposi in questa nuova via del matrimonio, nuova via di santificazione. Poi c'è il rito sacramentale, c'è l'interrogazione quanto alla libertà, alla fedeltà, alla fecondità. Sono le tre domande che vengono rivolte prima del consenso. C'è anche un'altra formula nella quale i fidanzati insieme possono esprimere questo compiuto il senso del fidanzamento, no? Quindi lo scambio dei consensi. C'è lo stringersi la mano destra, vedete che l'abbiamo recuperato dai secoli passati, quando abbiamo fatto quella carrellata storica, e c'è la formula di consenso. E c'è la ratificazione del consenso manifestato davanti alla Chiesa. Il ministro stende la mano destra sulle due mani destre unite degli sposi, quasi per invocare lo Spirito Santo, per porre la benedizione di Dio su quella unione. Poi c'è lo scambio degli anelli, vengono benedetti, segno di amore e di fedeltà, dice il testo liturgico. Io dico sempre gli anelli vanno portati, perché gli anelli ricordano a tutti e due che sono una cosa sola, che tu sei sposo e che la moglie è sposa. Ricordano a chi li vedono che voi siete sposi in Cristo, e ricordano agli altri che non ve devono dare fastidio, perché c'è pure questo. Quindi non servono tante altre cose. L'anello è segno di amore e fedeltà. A me piace baciare gli anelli dei nuovi sposi, proprio per riconoscere la bellezza di ciò che sono e di ciò che il sacramento ha costituito nella Chiesa e per la Chiesa. Poi c'è la liturgia eucaristica, gli sposi portano i doni all'altare, c'è la comunione, la possibilità della comunione sotto le due stelle, e poi ci sono i riti di conclusione, il Padre Nostro, la solenne benedizione dello sposo e della sposa. Sono quattro formulari, il quarto è bellissimo perché è anche dialogato con l'assemblea, anche il terzo, e c'è lo scambio e il bacio di pace. E poi c'è la benedizione, ci sono tre formulari di benedizioni nei quali i figli, il conforto degli amici, la vera pace con tutti, l'effusione dello spirito d'amore, il vivere nella felicità senza fine, e poi c'è la missio, cioè il mandato. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni dell'amore che avete celebrato. Questo è un mandato. La Chiesa affida questo mandato a questa nuova famiglia costituita in Cristo, chiedendo che la grazia sacramentale di quel giorno duri per tutta la vita. E io concludo. Benedetto da Dio, il matrimonio cristiano fa degli sposi una comunità di grazia e di preghiera, una scuola di virtù umane e di carità cristiana. Io stasera non l'ho portato, ma se voi andate, Paolo VI a Nazareth, il 5 gennaio 1964, ha pronunciato un bellissimo discorso con tre punti. Il terzo punto dice: la bellezza della famiglia cristiana è una scuola dove si imparano tutte le virtù. Le nostre famiglie tornassero ad essere scuola di silenzio, di preghiera e laboratorio in cui si imparano le virtù che poi si esercitano nel cammino della vita. È una famiglia cristiana che si forma nel matrimonio e dal matrimonio. È un luogo privilegiato dove i figli ricevono il primo annuncio della fede. Non lo ricevono in parrocchia sola. I primi testimoni della fede sono i genitori per i figli, per vocazione, perché Dio ha voluto così per voi genitori.
Il sacramento del matrimonio riprende e ripropone il compito radicato nel battesimo e nella confermazione. E qui chiudiamo tutto il cerchio. Difendere e diffondere la fede. Costituisce i coniugi e i genitori cristiani missionari dell'amore e della vita. E io concludo con questa espressione: piccola chiesa domestica, cioè piccola chiesa tra le mura di casa, con una liturgia che è la liturgia dell'accoglienza, che è la liturgia del perdono, che è la liturgia del prendersi cura. E così perfettamente siamo rimasti nel tempo, senza togliere o rubare a chi viene dopo, che vogliamo salutare e augurare il buon lavoro. E l'augurio che ci facciamo è che apriamo sempre di più il cuore a questo dono grande che ci raggiunge nei sacramenti e nell'azione liturgica che la Chiesa compie per noi. Buona serata a tutti.